stupenda. In questo stagno sciacquavo via i pensieri e il dolore. Hai nulla in contrario se... No, fa pure. Da ragazza, quando i cristiani scacciarono i druidi dalla foresta, io fuggì e scoprì questo luogo. Come sarei sopravvissuta? E gli amici, la mia vita. In breve mi unì ai figli di Dan. All'inizio giurarono solo di preservare la tradizione. Poi, uno ad uno, i druidi si diedero alle arti oscure. E infine a cose peggiori. Sì, agli assassini. Ripudiai i figli di Dan. E ora prego perché siano distrutti. La Somma Druida parlava di una forza suprema. Fantasia. Un'antica favola di un popolo dimenticato. I druidi sono perduti senza un campione. Ora avete Re Flann. Ho riposto le mie speranze in lui, ma sono un ingenuo. Non ha a cuore il passato e vuole costruire un'Irlanda nuova. Ha promesso che si curerà della mia gente. Ma quando sarà re, giungerà la tempesta e non so dove si rifugierà. Non sei ingenua. Io e te ne abbiamo passate tante insieme. Abbiamo visto la morte. Ora vorrei celebrare la vita. È per questo che mi hai portato qui. Questa è una valle incantevole. Forse potremmo passare un po' di tempo qui. Mi piacerebbe molto passare del tempo con te. Sì, incantevole. Incantevole davvero.
Eivor, devo ringraziare te e Kira per aver salvato i miei uomini, anche se non approvo l'origine di questa cura. Non tutti i druidi sono tuoi nemici. Sono stati i figli di Danu ad attaccarti. Kira mi ha parlato di questa setta. Se agiscono nell'ombra, non devono essere un gran pericolo. Forse cercavano solo di seminare il dubbio tra i nemici e tra gli amici dei nemici. Perdonate la mia diffidenza. Ho visto danesi versare il sangue di troppi irlandesi per potermi fidare. So cosa significa avere visto il sangue, Lord. È un pensiero che può offuscare ogni cosa. Allora, re, se Alak è il premio, come intendi conquistarlo? Quel forte ad anello è il più inespugnabile di Irlanda. Eppure i re di Alak spesso abbandonano le sue mura, rendendosi così vulnerabili. Sarà comunque una marcia lunga su suolo nemico. La tua armata fronteggerà forze ignote. L'abate Eogan ci ha concesso la sua terra a Cloger, e lì ci accamperemo. Poi ci dirigeremo ad Alak. È appena arrivata. I re di Alak chiedono la pace. Si arrendono ancora prima di vederti. Hai una reputazione che farebbe invidia a molti. Non mi piace. Sono parole vaghe, con molte richieste e poche promesse. Perché non provare ad ascoltarli? Se sferriamo l'attacco, non potremo più ripensarci. Mi conoscono, si fideranno. Parleresti a nome mio? Se tu mi onorassi della tua fiducia. Hai un'altra opinione, Eivor? O semplicemente la pensi come tuo cugino? Il consiglio di Barid è saggio. Al massimo perderesti del tempo. E se andrà male, risponderai con il ferro. Il tempo è assai prezioso quando si hanno dei soldati da sfamare. Ma terrò a mente le tue parole. Ho trascorso una vita fra guerre, trame e intrighi. Non ho mai avuto la fiducia di un fratello. E non concedo facilmente la mia. Barid MacImar, re di Dublino, ti autorizzo a parlare a nome mio, Flann Sinna, re supremo d'Irlanda e delle sue genti. Onorerò la fiducia che hai riposto in me, mio re. Ho la tua approvazione per scortare Barid, re Flann. Non perdiamo tempo in formalità, Eivor. Ma non andrai con Barid. Tu mi servi altrove. Dimmi dove. Fai in modo che l'Ineil del Nord si faccia più ben disposto, come hai fatto con altri regni. Kira ti fornirà i dettagli alle gabbie dei piccioni. Otterrò il loro favore, per la fiducia che hai concesso a mio cugino. Yeah.
subito da qui. Siamo quasi. Che erano a pista. Avrà nuove rinforzi. Meglio raggiungerlo a Clover. Dio ha voluto ascoltarmi. È un onore, Lord. Ma che succede? Dov'è Barid? Non è tornato. E neppure i due messaggeri dopo di lui. Non si tratta di un semplice caso. Un oscuro disegno è all'opera. Ti penti di non aver accettato l'offerta di Eivor? Sì. Forse abbiamo perso 3 uomini per la mia mancanza di riflessione. Lascia che vada a cercarlo. Se è vivo, lo troverò. Per quanto tu sia astuto e suadente, non avrai alcuna autorità. Ti serve un permesso reale e pochi vichinghi ce l'hanno. Forse a Donegal puoi trovarne. Donegal? È un insediamento? Un porto, sulla costa ovest. Ha rapporti commerciali con Alak. Lì dovresti trovare qualcuno con un permesso. È un luogo sorvegliato. È frequentato da norreni impigriti dal successo. Non si aspettano la visita di un vero vichingo. Bene, andrò subito a Donegal e troverò uno di quei permessi. Con il tuo consenso.
Se servirà a salvare vite, hai la mia benedizione. Morirà! Qui ci sono permessi reali. Farò meglio a trovarli. Fuggi dalla paura! Non è vero? All'aria di chi potrebbe fare il male con Alec.
fortezza imponente. Viene da chiedersi che cosa racchiuda. Vediamo come sarà accolto con il permesso reale. Per quale motivo sei qui? Per motivi reali. Ecco il mio permesso. Puoi passare. Chi sei per presentarti al nostro cospetto senza annunciarti? Fergal. Non sei Fergal. Non ti conosco. Io sono Sturm di Donegal. Chi è Fergal? Il re di Dublino parla di un cugino che ci faceva da consigliere. Uno sbruffone che avrebbe dovuto fare come dicevamo. Bene, Sturm, cosa ti porta qui da Donegal? Non saprei, vengo su vostro invito. C'è un errore, non ho mandato nessun messaggio. Neanch'io. Potrebbe essere stato tu sai chi. Ma lui odia i vichinghi. Perdona i modi di mio fratello. Faremo luce sull'accaduto, non temere. Posso offrirti da bere? Sì, beviamo. Da quando sono qui non ho ancora visto il fondo della mia coppa. Se volessi pensare male, direi che vogliono che io rimanga ubriaco. Io non bevo. Tornerò quando avrete concluso le vostre faccende reali. Se non sei in cerca di bevute, puoi fare un giro del forte ad Anello. È famoso in tutta l'isola. Come ti abbiamo detto più volte, Re Barid, il forte di Alak non è aperto agli ospiti. In effetti, si potrebbe quasi dire che è un alloggio per pochi eletti. Ah, e dove tenete i vostri prigionieri? Fate una bevuta voi due! Credete che io non abbia mai rapito nessuno? Cercherò dove riposare mentre voi vi ricordate perché mi avete convocato. Ma certo, il tuo permesso ti consente di girare liberamente. Se vedi Fergal, salutalo per me! Per l'ultima volta, Barid, l'accesso al forte ad Anello è vietato. Se ho capito cosa intendeva Barid, salvare Fergal è vitale per liberare Alak. Ma per farlo, devo entrare in quel forte.